Allora, terzo tipo di piega a spiga, è quello che, ripeto, ho visto fare per la prima volta a Pino Arletto qualche anno fa. Ed è una piega molto carina anche da vedere, abbastanza scenografica. Do una pulitina dell'eccesso di farina se si sbatte. E poi, come vedete, io ho capovolto l'impasto perché così la parte non appiccicosa resta sotto coperta di farina e questa di sopra è perfetta per essere incordata. Guardate come si prendono i due lembi verso la parte alta, si tira e si chiude uno di qua e un altro di qua. Di qua e di qua, di qua e di qua. E dopodiché si fa la piega così. Così e così. Questa è la piega spiga, di grande forza, porta un risultato particolarmente teso. Voi vedete che con una singola piega vedete quanto si è rinforzato il canetto e obiettivamente è di un'alta qualità questa piega, alta efficacia. Ultima piega la diamo così per chiuderla. Una leggera pirlatina e il nostro panetto è perfetto. Ok, queste sono le prime tre pieghe di rinforzo. Le rammento sono slap and fold, la prima. La seconda è la piega alla bonci, quella a due, che poi si gira e si ripete. E la terza è questa qui con la spiga alla pino arletto. Ci rivediamo per altre pieghe in futuro. Ciao!